Fino a lunedì 26 gennaio la Galleria Belvedere e l'Atrio di Palazzo Lascaris ospitano la mostra Enrico Berlinguer e lo sguardo degli artisti nel 30° anniversario della morte. 30 opere inedite di altrettanti artisti contemporanei per ricordare la figura dello storico segretario del Partito Comunista. L'esposizione è organizzata dal gruppo parlamentare del Partito Democratico in collaborazione con l'Associazione Enrico Berlinguer e l'Associazione Metamorfosi. Quali sono gli insegnamenti di Enrico Berlinguer che ancora oggi possono considerarsi attuali? Ma gli insegnamenti sono tanti. Dal mio punto di vista, prima di tutto, la grande lezione sulla democrazia, cioè la possibilità quotidiana di coltivare un rapporto vero tra istituzioni democratiche e politica. Io penso che questa sia la vera sfida di oggi e da questo punto di vista la lezione di Enrico Berlinguer è particolarmente significativa, soprattutto alla luce delle riforme che noi stiamo facendo in Parlamento e della prossima scelta del Presidente della Repubblica. Figure come Enrico Berlinguer, figure di una così vasta portata, sono sempre di attualità e, come dicevo prima, sono figure delle quali si sente oggi fortemente la mancanza. L'iniziativa è stata voluta dal gruppo del Partito Democratico della Camera dei Deputati e sostenuta dal gruppo del PD in Consiglio regionale proprio per dare un'interpretazione attuale a quanto già l'ex segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer ha dato nei suoi anni.